Buongiorno a tutti e benvenuti. È davvero meraviglioso vedervi qui oggi in questa splendida giornata di sole. Come presidente della Fondazione Rota, rivolgo un caloroso saluto di benvenuto e un sentito ringraziamento per aver accettato l'invito a partecipare a questo evento. Insieme a me vi salutano il Consiglio di Amministrazione, i medici e gli operatori sanitari e sociali della Fondazione. Do il cordiale benvenuto al consigliere di Regione Lombardia Alex Galizzi, al presidente del bacino imbrifero montano Bergamo, il dottor Carlo Personeni, al direttore del Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle sociali, la dottoressa Giuseppina Frigeri, al presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrattuale Valle Emagna Villa d'Almè, signor Giambattista Brioschi, al direttore dell'azienda speciale consortile Valle Emagna Villa d'Almè, azienda territoriale per i servizi alla persona, dottor Gian Antonio Farinotti, al presidente del Lions Club Valle Brembana, dottor Fabrizio Ricci, accompagnato dai soci Luigia Bolis, Nora Marchesi e Giorgio Della Chiesa, alla vicepresidente della Fondazione Credito Bergamasco, la dottoressa Martina Fratus, e al nostro parroco Don Mario Rosa. Un altrettanto caloroso saluto di benvenuto a tutti gli ospiti presenti. È per noi una gioia e una grande soddisfazione poter inaugurare oggi con voi il nostro nuovo nucleo Alzheimer, a distanza di quasi 3 anni dall'avvio del progetto. Correva infatti il mese di settembre 2019, quando la DS di Bergamo ci notificava l'autorizzazione alla riconversione di un piano della nostra struttura da residenza sanitaria anziani a nucleo Alzheimer. Soddisfatti di poter rispondere ad un altro bisogno che il nostro territorio esprimeva, ci siamo subito messi al lavoro, perché prendersi cura della persona malata di Alzheimer richiede rispetto, attenzione e competenza e comprensione della situazione che esso sta vivendo. La nostra attenzione si è focalizzata sul favorire il benessere dell'assistito attraverso le terapie non farmacologiche, musicoterapia, stanza sensoriale, terapia del viaggio, doll therapy, giardini terapeutici. E a ottobre dello scorso anno, in collaborazione con Arriva Italia, la ex SAB per noi bergamaschi, siamo riusciti a realizzare la nostra personale terapia del viaggio, una corsa in pullman da Sant'Omobono a Bergamo. Oggi siamo qui. Il nostro nucleo Alzheimer ha subito profondi adeguamenti strutturali, ha spazi adeguati, una stanza del viaggio, un'osteria di una volta e da oggi anche un bellissimo giardino terapeutico. Ci è sembrato quindi naturale in questa giornata coniugare inaugurazione e ringraziamento. Oggi in fondazione possiamo contare su una residenza sanitaria anziani con 75 posti letto, di cui 13 riservati al nucleo Alzheimer, e un centro diurno in grado di ospitare 30 persone. Nel corpo di fabbrica alle vostre spalle trovano posto il reparto cure intermedie con 42 posti letto e la residenza sanitaria disabili con 21 posti letto. I nostri servizi domiciliari, assistenza domiciliare integrata, RSA aperta e unità cure palliative si prendono cura al domicilio di più di 300 pazienti. Ho il piacere di passare la parola alla nostra dottoressa Annalisa Giupponi, educatrice professionale, che ci racconta il vissuto del nostro nucleo Alzheimer. Buongiorno, sono educatrice Annalisa al nucleo Alzheimer con il mio collega Mario Locatelli e nel mio intervento vorrei illustrare le attività che portiamo avanti nel nostro reparto. L'assistenza e la cura alle persone affette da demenza comprendono una sinergia di elementi eterogenei che collaborano, avendo come fine ultimo il maggior benessere psicofisico degli utenti. Questi fattori consistono in 3 elementi principali che comprendono i caregiver professionali, quelli familiari e l'ambiente in cui gli ospiti vivono.
Noi operatori, attraverso un lavoro condiviso in equipe, mettiamo in atto delle strategie educative ed assistenziali personalizzate per accogliere nel modo più ottimale possibile i bisogni dei nostri utenti, favorendo la riduzione dei comportamenti legati alla malattia. Per questo motivo sono vari gli interventi educativi proposti, sia a livello individuale che di gruppo. Alcuni stimolano la reminiscenza e l'espressione del sé, come ad esempio la visione e il commento di materiale multimediale o fotografico. La musicoterapia, attraverso l'ascolto di brani ed il canto, agisce ad un livello emotivo profondo. E poi la doll therapy, che è legata più a una stimolazione della dimensione di maternaggio. Vi sono inoltre proposte di tipo ludico-motorie, di stimolazione cognitiva e manuali. Abbiamo voluto dare spazio, e ne daremo sicuramente anche in futuro, a iniziative di inclusione sociale sul territorio, in modo da mantenere una continuità identitaria e una rete di conoscenze attraverso diversi progetti, come il campionato di bocce che si è svolto a Redona, in cui sono stati coinvolti alcuni nostri ospiti ed è stato accolto anche con entusiasmo, e l'accompagnamento di un ospite settimanalmente alla biblioteca di Almenno, in modo che possa portare avanti le attività che faceva anche prima dell'ingresso in struttura. Nel processo di cura è fondamentale coinvolgere anche i caregiver appartenenti alla famiglia, fin dal primo momento dell'ingresso. Infatti questi ci danno un contributo prezioso e insostituibile su vari fronti. Essi infatti, con la loro presenza, sostengono l'utente accolto nel nucleo e aiutano a contrastare il senso di abbandono che spesso si verifica con l'ingresso nella struttura. Inoltre i familiari ci forniscono una visione completa della persona e delle sue caratteristiche e ci permette di definire e individualizzare il processo assistenziale ed educativo. Per questo motivo cerchiamo di coinvolgere il più possibile i parenti nei processi di cura fin dal primo momento. Per quanto riguarda l'ambiente, va detto che comunque è una vera e propria terapia non farmacologica, capace di rallentare il progredire della malattia, stimolare, supportare l'autonomia e migliorare la qualità della vita delle persone affette da deficit cognitivi. Nel nostro nucleo è presente un locale adibito alla terapia del viaggio, dove è stato riprodotto in modo fedele l'interno di un autobus e in cui vengono proiettati dei percorsi di autobus veri e propri, come diceva, fino a Sant'Omobono. La terapia del viaggio, ideata dal professor Ivo Cilesi, simula un viaggio immaginario, ma che sul piano delle emozioni e delle sensazioni è vissuto come reale e quindi in grado di stimolare la memoria affettivo-emozionale e, quando possibile, anche le capacità cognitive residue delle persone malate. Il nostro obiettivo futuro è quello di creare degli itinerari personalizzati per ogni ospite, in modo che possano riconoscere durante la terapia i luoghi a loro cari. Possiamo trovare anche un ambiente simile al bar, tipico di paese, dove i nostri ospiti possono socializzare in un contesto con una valenza evocativa ed emotiva potente e che si diversifica da quella del reparto. Per quanto riguarda l'esterno, oggi viene inaugurato il giardino sensoriale Alzheimer, che si propone come luogo in grado di dare all'ospite e ai suoi familiari l'opportunità di godere di spazi aperti, dove il movimento è senza limiti o pericoli e dove è possibile ripristinare il contatto con la natura. Quindi anche il giardino è una terapia non farmacologica e quindi, come le altre, riduce i problemi comportamentali, diminuisce le terapie farmacologiche vere e proprie e rallenta il declino. Lo spazio verde che potete poi vedere si compone di elementi che stimolano i sensi e quindi c'è un'area che comprende piante aromatiche e invece un'area che comprende fiori colorati che stimolano la vista. Quindi tale setting risulta ideale anche per mettere in pratica l'ortoterapia, nella quale effettuare del giardinaggio o la semplice visione di un paesaggio sortiscono effetti benefici.
Prendersi cura di organismi vivi, infatti, stimola il senso di responsabilità e la socializzazione, sollecita l'attività motoria e contribuisce ad attenuare lo stress e l'ansia. Quindi questo elemento ci arricchisce molto per migliorare il benessere dei nostri ospiti. E vi ringrazio a tutti per la partecipazione a questa inaugurazione. Grazie. Adesso chiedo al nostro direttore sanitario, il dottor Gregori, se vuol darci qualche indicazione sull'Alzheimer, sulla fondazione. Lascio a lei la parola. Sì, buongiorno. Indicazioni sull'Alzheimer, dopo l'esposizione della dottoressa Giupponi, direi che è sufficiente e non direi altro. Io mi presento. Lavoro qui come direttore sanitario da pochissimo tempo, da un mese, ho iniziato il 1° maggio e ho raccolto l'eredità della dottoressa Olivieri, e devo dire che è stata una splendida eredità, perché ho trovato un ambiente veramente a posto, veramente perfetto, e soprattutto devo fare i complimenti al Consiglio di Amministrazione, perché si impegna veramente in prima persona, anche se sono più persone, per il benessere degli ospiti, dei pazienti, dei ricoverati, chiamiamoli come vogliamo, perché alcuni sono ospiti, alcuni in effetti sono pazienti. E un riconoscimento a tutto il personale presente in struttura, dalle singole referenti per attività alle OS, agli addetti alle pulizie, proprio perché è la prima volta. La mia esperienza in questo settore non è ampia, io sono più che altro un clinico, ma ho girato altre strutture. È la prima volta che vedo un'organizzazione veramente perfetta, dove ognuno è al suo posto, ognuno sa cosa fare ed è veramente attenta a quello che è il bisogno della persona, dell'utente, del cittadino presente in struttura. Quindi non mi dilungherei altro con il mio discorso, proprio perché la parte legata al Alzheimer è stata detta. Io volevo solo portare la mia testimonianza ai presenti, che magari ci conoscono, ma forse abbiamo l'occasione di presentarci ulteriormente. Grazie e buona giornata. Il dottor Gregori appunto ha citato la nostra direttrice sanitaria, ex direttrice sanitaria Marina Olivieri, che ho visto che ci ha raggiunto, per cui se vuoi venire a farci un saluto, volentieri ti accogliamo sempre volentieri, perché ci sei rimasta nel cuore. Buongiorno a tutti. Madonna, la mia voce è sempre troppo squillante. Io ho lasciato questo posto soltanto perché ho i genitori anziani, la mamma affetta da demenza, e quindi ho preferito trovare un lavoro più vicino a casa. Però qui rimane il mio cuore, perché scusate l'emozione, ma... Ho iniziato a lavorare per voi ancora prima di essere responsabile sanitario, per fare formazione agli operatori. Credo molto nel futuro di questa struttura per quanto riguarda la parte sulla demenza e l'Alzheimer, perché purtroppo è il futuro. I numeri stanno aumentando ed è importante, oltre alla parte farmacologica, fare anche tutto ciò che non è farmacologico per loro, in quanto non c'è al momento una cura che possa bloccare o far terminare questa malattia. Il mio pianto è solo di gioia, non pensate che mi dispiace appunto curare questi tipo di pazienti, anzi tutt'altro. È giusto dare loro una vita degna fino a che saranno con noi, in tutti i modi possibili. Quindi credo molto che questa struttura abbia le caratteristiche per poterlo fare. Scusate, ma l'emozione è davvero tanta. La fondazione è fatta anche di emozioni, che sono le cose più belle. Mi sono commossa anch'io, anche perché con Marina abbiamo veramente condiviso il percorso, non soltanto del nucleo Alzheimer, ma anche di tutto il percorso Covid. Prima appunto è stata con noi la dottoressa Marchesi, che ci ha dovuto lasciare perché era di turno in ospedale, quindi ha fatto un saluto veloce e poi è fuggita, però con Marina abbiamo condiviso tanto del periodo Covid, quindi è l'emozione che si è creata e che si è formata
durante appunto la sua permanenza. Come vi dicevo, i 2 anni di lotta al Covid non si possono dimenticare. Ciascuno di noi lo ha vissuto a modo suo, con la sua forma di isolamento. Ora, attraverso le testimonianze del nostro personale, vogliamo raccontarvi la nostra di esperienza. I cancelli sono stati chiusi per tanto tempo e ogni volta che passavo davanti, oppure che appunto venivo in fondazione, vedere quel cancello chiuso era un pugno al cuore, perché sappiamo benissimo quanto siano importanti i parenti, quanto siano importanti per i nostri ospiti avere i loro cari vicini. Adesso la situazione è decisamente migliorata, siamo felici di poter ospitare voi, di poter appunto accogliere anche i parenti, sempre con il rispetto delle regole che ci vengono comunque imposte. Io chiamerei qui accanto a me la nostra coordinatrice dei servizi interni, la dottoressa Roberta Magno, che ci porterà un pochino la sua testimonianza di questi due anni. Parlare dopo l'intervento di Marina, che mi ha fatto piangere, è un po' difficile, però ci provo. Allora, buongiorno a tutti, io sono Roberta. Ho mosso i primi passi in Fondazione Rota nel lontano 1997, quando ancora era Opera Pia Rota, quando i servizi erano solo RSA e IDR. In questi 25 anni la nostra struttura ha ampliato l'offerta aprendo nuovi servizi: RSD, riabilitazione e mantenimento, diventata cure intermedie, post acuti, CD, ambulatorio prelievi, poliambulatorio, i servizi esterni, di cui ti parlerà poi la mia collega, e infine il nostro nucleo Alzheimer, aperto alla fine del 2019, poco prima che la pandemia Covid travolgesse tutti noi e fermasse tutto come un nastro inceppato in un proiettore. Pandemia, studiata sui libri di scuola e mai immaginato di doverla vivere, soprattutto nel nuovo millennio, dove ormai la scienza fa cose spettacolari. Sono stati 2 anni particolari per tutti, anni impegnativi, dolorosi, che hanno lasciato il segno. Anni dove siamo stati messi alla prova come professionisti, ma soprattutto come persone. Anni che ci hanno fatto provare la paura e un terribile senso di impotenza. Sono stati 2 anni che ci hanno allontanato dalle nostre famiglie. Anni che ci hanno fatto scegliere di trascurare i nostri affetti per dedicare più tempo a chi non poteva godere di questi affetti. Non per questo ci siamo arresi. Abbiamo sempre cercato di fare il meglio per coloro che ogni giorno dipendono dai nostri gesti e dalle nostre attenzioni. E non c'è stato giorno che la paura non ci abbia accompagnato. Paura di non far bene, di non fare abbastanza, di non essere in grado di proteggere e aver cura dei nostri assistiti, di proteggere noi e soprattutto i nostri cari. Abbiamo visto la paura negli occhi dei nostri assistiti, negli occhi dei colleghi di reparto. Abbiamo provato la stanchezza nel fisico e nel cuore. Abbiamo dovuto chiudere le porte ai parenti dei nostri ospiti, con la consapevolezza dell'impatto negativo che questa scelta avrebbe avuto sui nostri ospiti, ma non potevamo fare altro che questo. Non per questo ci siamo arresi, abbiamo sempre cercato di fare il meglio per coloro che ogni giorno dipendono dai nostri gesti, dalle nostre attenzioni. Abbiamo raccolto i cocci, abbiamo costruito un nuovo modo di fare assistenza e cura, dove abbiamo dovuto prevedere i distanziamenti e dovuto nascondere il nostro sorriso dietro una mascherina. Abbiamo imparato a comunicare con gli occhi e a utilizzare la voce in modo diverso, perché soffocata dietro la mascherina. Abbiamo riscoperto quanto è importante essere uno il sostegno dell'altro, com'è importante ogni singola azione di ognuno di noi per arrivare all'obiettivo. Abbiamo toccato con mano che far parte di un progetto vuol dire che ogni attore è importante e che la buona riuscita è responsabilità di tutti, a tutti i livelli e ad ogni competenza. Abbiamo affrontato nuove sfide, ci siamo messi in gioco. Abbiamo organizzato le risorse giorno dopo giorno, a seconda di come mutava il quadro nei reparti. Ci siamo prontamente allineati alle normative in continuo movimento. Abbiamo predisposto la struttura ad accogliere il prezioso intervento dell'esercito italiano e russo. Che esperienza surreale! Sono arrivati i primi tamponi, prezioni come l'oro, per capire a che punto eravamo. Abbiamo aperto il reparto Covid, tra mille ansie di aver correttamente previsto tutto il necessario per accogliere i pazienti positivi, senza mettere a rischio gli operatori del nucleo e gli operatori e gli assistiti dai restanti nuclei. C'è stato poi il tempo di chiudere il nucleo Covid e di poter riaprire i ricoveri per le unità Covid free, mettendo in campo tutte le procedure e i protocolli costantemente aggiornati secondo le normative in continuo mutamento. Dopo qualche mese sono arrivati i vaccini, altra sfida, siamo diventati centri vaccinali per noi operatori e per i nostri ospiti. Non vi dico la prima volta quanta adrenalina nel maneggiare il primo flacone da diluire, la paura di sbagliare qualcosa,
di perdere gocce di quel prezioso spiraglio di luce e le ansie delle rendicontazioni. E una sfida dopo l'altra siamo riusciti a portare a termine ogni mandato. Nonostante varie fatiche non ci siamo fermati e la giornata di oggi ne è la dimostrazione. Il tempo che si era fermato è ripartito e il nostro nucleo Alzheimer, allora neonato, ha potuto fare grandi passi ed essere pronto oggi ad essere luogo di accoglienza e cura sempre più mirato al benessere dei nostri ospiti. Non è un punto d'arrivo, no. È un blocco di partenza per costruire nuovi percorsi di cura e migliorare quelli già in essere, sostenendoci ed essendo l'uno risorsa dell'altro, come fatto finora. E partendo da questo, oggi cogliamo l'occasione di ringraziare, io la prima, ogni persona che è stata parte di tutto questo. Ringrazio di persona ogni persona che c'è stata con la forza, il coraggio e il sostegno, ad ogni persona che c'è stata con le lacrime e con il sorriso, che ci ha creduto veramente in quel ce la faremo. Grazie agli infermieri, OS, ASA, inserventi, fisioterapisti, educatori, medici che sono state parte attiva del percorso di cura e di sostegno dei nostri assistiti. Grazie al consiglio di amministrazione, personale amministrativo, cucina, manutentori, volontari, imprese di pulizia, che ciascuna per le loro competenze ha permesso a noi operatori di svolgere il nostro lavoro con tutto quello che era necessario. E infine, non per ultimo, grazie ai nostri assistiti che con le loro parole e i loro sorrisi sono stati il nostro motore motivazionale. La loro gratitudine per noi è il dono più prezioso. Grazie veramente di cuore. So che adesso dovrebbe esserci l'intervento di Alessia, che è una nostra OS che ci racconta un altro punto di vista. Buongiorno, io non sono abituata a parlare in pubblico, quindi spero di non essere troppo impacciata. Io sono OS, lavoro come operatrice sanitaria da diversi anni. Abbiamo passato 2 anni molto pesanti, molto impegnativi. Il racconto di Roberta mi ha molto commosso, mi ha fatto venire i brividi, perché sono tutte emozioni, tutte sensazioni che abbiamo vissuto sulla pelle. Il nostro lavoro è stato un lavoro che ci ha messo a dura prova sotto tutti i punti di vista, sia psichico che fisico. L'anno scorso abbiamo poi aperto anche un reparto Covid che nel mio piccolo posso dire ha funzionato bene grazie a una buona coordinazione e grazie a una bella sinergia che si era instaurata tra noi operatori. Diciamo che abbiamo accompagnato alla guarigione diversi pazienti che avevano vissuto nelle settimane precedenti, permettetemi, le pene dell'inferno. Hanno vissuto la rianimazione, qualcuno è stato anche intubato, e quando li accompagnavamo all'uscita, vederli abbracciarsi ai propri parenti, leggere sul loro viso la gioia pura, per noi era molto, per me personalmente era molto soddisfacente. Mi faceva capire come questo lavoro che ho scelto anni fa, con la fatica che comporta, sia proprio un lavoro giusto. Quindi io ringrazio anche la Fondazione che mi dà l'opportunità di svolgere questo lavoro, ringrazio la vita che mi ha dato la possibilità di scegliere questo lavoro e spero di poter dare il mio contributo, io e anche i miei colleghi, per poter offrire il maggiore aiuto possibile ai nostri pazienti. Tutto qua. Adesso vorrei accanto a me invece Maria Grazia Mangili, che è la nostra coordinatrice dei servizi esterni. Durante appunto la pandemia abbiamo curato tutti gli assistiti all'interno della fondazione, ma soprattutto abbiamo curato le persone al domicilio, quindi sul territorio. Buongiorno a tutti. Allora, io non entro nel dettaglio delle emozioni, dei sentimenti, perché credo che Roberta le abbia davvero sviscerate nel migliore dei modi. Io voglio invece agganciarmi un po' alla realtà del domicilio, no? La casa come luogo di cura. Partirei da questo. La casa, che è sempre intesa come la zona degli affetti, l'ambiente degli affetti, dei progetti, della condivisione, delle scelte di vita, la scelta di vivere. E quando è possibile anche di morire. Quindi quello che gli operatori cercano di fare nel momento in cui vengono chiamati
a svolgere il proprio servizio a domicilio del paziente, del nostro assistito, è quello di cercare di mettere in atto, no, tutte quelle attività, quelle procedure, quegli interventi che possono permettere di dare continuità in una situazione di fragilità. Quindi la casa. Però le case non sono tutte uguali. Prima Roberta raccontava che quando è stato aperto il reparto Covid si sono messi in atto i percorsi, si sono messi in atto tutte le procedure che rispettassero i requisiti per poter avere una struttura su misura, no? Quando è stato realizzato il nucleo Alzheimer ci sono stati i requisiti strutturali, le camere in una certa misura, i bagni in un certo modo, che ci dovessero essere tutte le cose per poter svolgere la propria attività. Nelle case non è così. Ogni casa a sé. I bagni non sempre hanno i requisiti strutturali. Spesso incontriamo case che non ne hanno neanche le condizioni igieniche. Per cui coloro che vanno al domicilio non si limitano all'erogazione di quelli che sono i servizi, le prestazioni, ma è quello di cercare di realizzare tutto questo in un ambiente completamente non strutturato. E questa nasce la fatica più grande. Questo avviene nell'ordinarietà, per cui gli operatori in un'attività ordinaria valutano il contesto familiare, il contesto abitativo, valutano i bisogni e cercano di mettere in atto poi tutto ciò che serve. Immaginate tutto questo nel periodo del Covid, in cui oltre a tutto quello che è l'ordinarietà entra questa situazione in cui le case diventano i luoghi di isolamento, in cui le persone ci devono vivere H24 e quindi dover mettere in atto procedure di protezione, di assistenza in un ambiente non protetto. Quindi non esisteva la stanza di vestizione, la stanza di svestizione, il bagno adibito per la persona positiva. Spesso i caregiver erano le persone positive che assistevano già persone fragili, quindi tutto l'equilibrio all'interno di quella casa veniva alterato e in tutto questo gli operatori si dovevano muovere, senza contare il carico di assistenza. Voi immaginate ospedali saturati dai pazienti, 112 che non erano più in grado di rispondere alle chiamate. E una grande fetta di popolazione si è ritrovata a dover restare al proprio domicilio. Quindi noi abbiamo visto in modo esponenziale un aumento dell'attività lavorativa. E devo dire che mai in quel periodo c'è stato un operatore che mi abbia detto sono stanco, non ce la faccio più. Si sono messi in moto e vi garantisco che la paura è stata tantissima. Proprio perché ci si doveva muovere in un ambiente che era diverso ogni volta. E riuscire a creare una condizione di protezione per se stessi, per le proprie famiglie e soprattutto per gli assistiti, perché ci si spostava di casa in casa e non sapevamo mai se nella casa successiva si erano già messe in atto comunque tutte le indicazioni di utilizzare i guanti, di utilizzare la mascherina, del bagno piuttosto che dei camici, dei sovracamici. Quindi capite che il senso di paura che era legato all'aspetto umano ma anche sotto l'aspetto professionale era davvero grandissimo, perché non avevamo alle spalle una struttura che in qualche modo potevamo realizzare e mettere in campo tutte quelle che sono le indicazioni che in una realtà come può essere l'RSA, l'ospedale, era possibile fare. Devo dire che tutto questo ha lasciato il segno. Per certi aspetti gli operatori si sono consolidati come gruppo e come equip, ma ha lasciato il segno comunque con delle fragilità, con delle fatiche, che ancora oggi ogni tanto ci facciamo i conti. Però posso solo dire che è stata un'esperienza importante che ha rimesso in gioco anche la visione dei servizi territoriali e lo vediamo in tutti i progetti che si stanno mettendo in campo. E io che da più di 20 anni che mi occupo di assistenza domiciliare, cioè, lo ritengo davvero un grande traguardo, perché i servizi domiciliari sono l'elemento importante nella filiera dei servizi e questa cosa forse diciamo che il Covid ci ha aiutato a capirlo. Grazie.
visto che abbiamo appunto la gradita presenza del nostro consigliere regionale Alex Galizzi, se ha voglia di dirci due parole, ben volentieri le cedo il microfono. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie non per questo invito ma per tutto quello che fate, perché si è visto anche stamattina. Quello che cambia è non è l'attenzione che mostrate veramente ai nostri cittadini, ai vostri utenti, è il cuore che ci mettete. E ogni volta che vengo da voi trovo veramente il cuore, la passione nel voler fare le cose bene veramente per il cittadino. Questo è un posto per me di forte emozione, perché mi porta nel passato proprio nei momenti difficili del Covid, dove purtroppo in altre province anche della nostra regione non si rendevano conto di quello che da noi stava succedendo, perché da noi era veramente una guerra. E ancora oggi tanti non ci credono, perché poi nei vari passaggi è stato vissuto un po' diversamente. E questo posto veramente quando sono arrivato qua ho avuto un colpo, perché a Bergamo vivevamo quelle giornate dove non sapevamo com'era il giorno successivo. E sono venuto qua un giorno da voi, che ero venuto grazie agli amici di Sedrina, che avevano la necessità di portare dei camici, delle mascherine, perché in quel momento, sappiamo tutti, c'era la disperazione, non c'era il materiale, non c'era le mascherine, non c'erano i camici, non c'era nulla. Era quasi impossibile trovarli, era quasi impossibile averli, e veramente ringrazio anche loro, Enzo Galizzi, Cristian anche qua, per quell'importante gesto che hanno fatto in quel momento, che è stato, credo, veramente essenziale. Ecco, quindi io rinnovo i complimenti e i ringraziamenti veramente per tutto quello che fate quotidianamente, per la passione, per l'attenzione che mostrate, questa voglia di continuare a investire, di fare proprio per i nostri cittadini. Grazie mille e complimenti. Grazie. Dottoressa Frigeria, voglio raccontarci qualcosa? Non ho preparato un discorso, però io in questo momento rappresento l'ATS, però anche personalmente voglio portare i miei apprezzamenti per questa struttura che ormai conosco da quasi 30 anni. Dal mio punto di vista, dal punto di vista istituzionale, l'ho dovuta seguire come vigilanza, come accreditamento, come evoluzione nei suoi servizi, ma ho avuto modo di apprezzare, e questa mattina ancora di più, di conoscere quelle che sono le risorse, cioè le vere risorse, la vera ricchezza che qui ci abita, cioè la passione di coloro che lavorano e spendono il loro tempo e la loro passione qui dentro. Veramente è una sensazione che ho sempre avuto e che oggi mi si conferma nelle tante telefonate che in tutti questi anni ho avuto con la direzione amministrativa, con i direttori sanitari che si sono succeduti, e ultimamente con la dottoressa Magno, soprattutto la dottoressa Mangili, che ho avuto modo proprio di apprezzare sia per le osservazioni profonde che si sente vengono dal cuore, che ha fatto anche in interventi pubblici in ATS prima del Covid, e nelle lunghe telefonate che ci siamo fatte ultimamente per l'organizzazione delle vaccinazioni a domicilio. Veramente grazie, perché ho sentito il cuore, ho sentito la passione da parte vostra, oltre che la professionalità. Questo è sicuramente non è l'ultimo tassello dei vostri servizi, perché ho già sentito una domanda interessata nell'ultima call che abbiamo avuto con le unità d'offerta sociosanitarie da parte della dottoressa Ferro, che vuole sapere che cosa si sta pensando in regione per le cure intermedie. Un momento che ci arriviamo. Un momento, sicuramente sarete immediatamente informati.
Mi complimento proprio con voi per questo obiettivo che avete raggiunto, per questa riconversione che ha portato di questi posti di RSA in posti specialistici nella cura per le persone affette da demenza. Ecco, è tutto qua. Chiedo a dottor Giambattista Brioschi se ha voglia di raccontarci qualcosa. Li ho colti tutti di sorpresa perché non avevo avvisato nessuno, per cui è tutto spontaneo. Sì, buongiorno. Innanzitutto ringrazio per l'invito, perché è doveroso partecipare a queste inaugurazioni. Ho il piacere di conoscere la struttura perché con Norma sono stato a visitarla e l'ho ritenuta davvero una struttura davvero operativa sul nostro territorio. Sto facendo un po' il giro da presidente del distretto di Bergamo, sto facendo un po' il giro delle strutture. Dicevo prima a Norma che sono stato anche a Piazza Brembana, alla Fondazione Don Palla, a vedere i luoghi. E insieme all'ATS stiamo portando avanti il discorso delle case della comunità, e so che tra i 8 progetti che le fondazioni hanno presentato in ATS per le case della comunità c'è anche il vostro, e che stiamo attenzionando. Abbiamo risolto il piccolo problema delle fondazioni sul discorso della natura di diritto privato rispetto a quella pubblica, proprio per i fondi del PNRR. Quindi già con la Fondazione Don Palla abbiamo fatto un passo avanti, siamo riusciti a fare avere questa decisione di accettare il progetto che è stato portato avanti. I 27 comuni che sono i soci della Fondazione Don Palla si sono resi disponibili quindi a fare un percorso anche loro insieme con questa cosa. Spero che anche gli altri 8 progetti che sono stati presentati dalle fondazioni. In Regione Lombardia, dottor Pavesi, abbiamo presentato questa cosa dicendo che è vero che sono fondazioni di diritto privato, ma sono partecipate dagli enti pubblici. Qui il Consiglio di amministrazione viene nominato dalle amministrazioni, quindi a tutti gli effetti è una cosa pubblica. E spero davvero che a breve avremo anche delle notizie sulle fondazioni, in modo che, perché mi sono reso conto che visitandole sono già delle case della comunità. Hanno già all'interno i prelievi, il servizio a domicilio, la continuità assistenziale, hanno già tutto quello che una casa della comunità prevede. C'è da tenere separato quello che è il discorso RSA da quello che è i servizi, però questa ha tutte le caratteristiche per poterlo diventare, quindi il progetto che avete presentato spero che vada in porto. Ringrazio dell'invito. Ci vediamo presto. Grazie. Dottor Carlo Personeni, se voglia anche lei di raccontarci qualcosa. Il BIM è sempre stato molto vicino alla fondazione in progetti che abbiamo realizzato in passato e stiamo già ponendo le basi per qualcosa per il futuro. A lei. Buongiorno a tutti. Come è già stato detto, non avevo previsto un intervento, ma lo faccio volentieri, sia come presidente del BIM Brembo Serio, i suoi 127 comuni e 4 comunità montane che porto i saluti, ma anche come Val di Magnino. Innanzitutto mi complimento per quanto fate e avete fatto negli anni, perché è stato ricordato prima che questa struttura ha sempre migliorato e sempre fatto, e oggi siamo qui a realizzare, a vedere una cosa concreta. Una cosa purtroppo necessaria, perché nella nostra collettività vi sono queste problematiche e voi le state risolvendo, questo mi fa piacere. Ho preso atto con piacere di quello che hai detto, perché io sul discorso PNR è scontato che le fondazioni devono entrarci, e quindi semmai poi ne parleremo e vedremo di fare in modo di dar loro queste opportunità, e dobbiamo farlo anche in fretta perché i tempi scadono e tu sai le condizioni quali sono. Mi complimento come Val di Magnino, perché questa è una realtà importante, non solo tra l'altro per il Toro della Valimagna, ma per tutto il territorio. E come Val di Magnino, quando ne ho l'opportunità di parlarne, sono orgoglioso di poter dire che c'è questa struttura che sta facendo, e auguro, siete un po' sacrificati, ma auguro che vi sia sempre miglioramenti o soluzioni di allargamento, perché è una realtà indispensabile.
E i valdimaglini dovrebbero essere tutti vicini a questa realtà, in particolare le amministrazioni pubbliche, che io non so, non vedo oggi, ma che personalmente vedrò di sollecitare nuovamente, perché, ripeto, rifaccio i complimenti e chiudo, è una realtà importante, ho sentito le relazioni realizzate veramente in modo speciale, abbiamo apprezzato, ringrazio quindi Consumizzazioni, i direttori, ma soprattutto gli operatori, poi, perché se i risultati ci sono è merito loro, grazie. Durante la pandemia, soprattutto nella prima fase, eravamo veramente disperati alla ricerca dei famosi DPI, mascherine, guanti, gel, tutte cose che erano assolutamente introvabili. E grazie appunto all'interessamento della Lega Sezione di Sedrina ci è arrivato un furgone pieno di materiale e veramente in quel momento è stata manna dal cielo per la Fondazione. Quindi volevamo semplicemente ringraziarli, farvi dono di questa pergamena a ricordo appunto del vostro impegno per la Fondazione e salutarvi tanto e ringraziarvi ancora per la vostra partecipazione. Lascio la parola al Presidente che ci racconta i Lions. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie e saluto anche le personalità presenti e tutti voi. Chi sono i Lions? I Lions Club è un'associazione internazionale che ha origini già dal 1917 e che si compone di diversi club sparsi tutto il mondo sostanzialmente. Uno di questi è il nostro, il Lions Club Valle Brembana, che si fregia di oltre 40 anni di fondazione. E si fregia anche di avere un presidente, il dopo presidente della. Uno di questi presidenti è stata la nostra Norma. Poi anche un altro presidente accompagnato da Giorgio della Chiesa e la segretaria Luisa Bolis. Cosa facciamo? Facciamo appunto servizio. Il nostro motto è noi serviamo e la nostra comunità, il nostro territorio attraverso appunto la raccolta di fondi o delle organizzazioni volte appunto ad aiutare le necessità del territorio e del locale soprattutto che ci accompagna nelle nostre vite. Il nostro comune intento oggi è appunto quello di è la salute e la speranza che abbiamo visto manifestare con profonda emozione anche da tutti gli operatori e le organizzazioni della Fondazione. Ci accomuna appunto questo spirito di servizio e attraverso il servizio come la vostra speciale missione rivolta alle persone. Le persone. Dietro ogni progetto sostenuto dal Lions Club c'è una storia da raccontare, abbiamo visto che ne sono state raccontate soprattutto in questi due anni di pandemia, storie veramente vive, partecipate, le difficoltà sostenute, ma celebriamo oggi la vita sostanzialmente e la nostra capacità di renderci partecipi in questo comune traguardo che è la missione del servizio. Cosa volevo dire? Insieme possiamo fare grandi cambiamenti e il progetto quando è condiviso si realizzano delle grandi cose come questo giardino di Alzheimer questa realizzazione è stata ottenuta grazie anche alla realizzazione di un service, noi chiamiamo service i servizi che rendiamo prossimi assolutamente come in questo caso la gara di sci che risale addirittura al 2020 ma che poi per ragioni appunto pandemiche che sono state ampiamente declinate non abbiamo potuto sostanzialmente realizzare. Oggi invece lo celebriamo, ma celebriamo la vita, celebriamo la condivisione, celebriamo chiaramente questo servizio attraverso la nostra contribuzione con il service che abbiamo fatto appunto in questa gara di sci. Cosa c'è da dire? L'emozione anche qua è tanta perché ovviamente
ho sentito delle, chiaramente delle storie, delle di vita soprattutto, che sembravano lontane, invece purtroppo abbiamo toccato con mano, e soprattutto voi fondazione avete contribuito chiaramente ad affrontare. Ringrazio tutti per, chiaramente per la partecipazione, l'ospitalità, e soprattutto un saluto anche alla nostra chiaramente presidente, che della fondazione, che ci ha onorato della sua ospitalità. Grazie a tutti. La Fondazione Credito Bergamasco ha voluto essere vicina alla fondazione donandoci un contributo che abbiamo utilizzato per la realizzazione del giardino del primo nucleo RSA. Poi scendendo, quando sarà finita la cerimonia, lo potremo vedere, in modo che sia maggiormente fruibili dai nostri ospiti e dai loro parenti. Per cui è con piacere che invito la dottoressa Martina Fratus, vicepresidente della Fondazione Credito Bergamasco. Innanzitutto grazie per questo invito, vi porto i saluti innanzitutto del dottor Piazzoli, presidente, che per un impedimento familiare non può essere qui oggi. Io ho sentito tante testimonianze così calde, emotivamente forti, e parlare a livello istituzionale diventa quasi un impoverimento di tutto questo. La Fondazione Credito Bergamasco, cui Domenico è sicuramente un rappresentante, ha come nel suo statuto, come pilastri fondanti, il supporto alle iniziative solidali relative al territorio, di solidarietà sociale, alla ricerca scientifica, medica, e il supporto alle istituzioni quali l'università nell'ambito di dottorati di ricerca, master, borse di studio, e una forte caratterizzazione nell'ambito del recupero, del mantenimento del patrimonio artistico e culturale. Diciamo che forse è l'aspetto che più viene manifestato, viene più pubblicizzato, perché è un po' nella caratteristica dei bergamaschi, tutto il resto si fa ma non si dice. Quindi la solidarietà sociale, l'aspetto anche della ricerca medica passano non in secondo piano, perché credo che occupano forse più della metà del budget destinato alle attività, però anche l'aspetto personalmente ritengo fondamentale del recupero del nostro patrimonio storico e artistico, che è un po' il mantenere quelle che sono le tradizioni non viste nella sua accezione forse più banale, ma nella concezione del tradere, del portare, del proiettare verso il futuro. Facevo questa considerazione mentre ascoltavo queste testimonianze, questa RSA, questa dedizione, la passione per una parte della vita che forse si avvia al tramonto, ma che gode della stessa dignità, della stessa importanza della parte iniziale, verso cui magari tutti, forse più a parole che nei fatti, ci approcciamo. Abbiamo tutti parole calde, anche grandi, per il futuro, per i giovani. Poi nei fatti, ve lo dico da mamma di tre ragazzi, poi nei fatti magari difettiamo un po' in generale. Non parlo di nessuno in particolare, come cittadina mi metto nel novero delle persone che potrebbero fare di più. L'aspetto culturale e artistico io lo ritengo fondamentale. Educare le nuove generazioni, supportarle al bello, significa seminare. Poi il seminatore non ha certezze, ha solo speranze. L'unica certezza è che se non semina nulla non raccoglierà nulla. Faccio spesso ai miei figli l'esempio letterario di Jean Genet, l'uomo che piantava alberi: chi pianta una quercia non la vedrà, non vedrà le ghiande, non vedrà il futuro. È così chi semina nell'ambito della cultura, dell'arte, nell'educazione al bello. Probabilmente non ne vedremo i frutti, ma siamo sicuri che riappariranno in chiave nuova per il futuro, perché questa attenzione alla vita nella sua parte finale, degenerativa. Personalmente sono toccata a una suocera, come dicevo a Domenico, che in questi anni sta sviluppando questa parola, che si fa quasi, o la si dice ironicamente, o quando invece è concreta si ha quasi paura a nominarla, questo Alzheimer. E
come la famiglia diventa timorosa nell'affidare anche il proprio caro ad una struttura esterna. Si pensa sempre di poter fare tutto all'interno, poi magari con i limiti che invece evidenziava, nelle abitazioni non ci sono le situazioni più adatte. Fa piacere, ecco, sapere che ci sono strutture come questa sul territorio che si prendono cura prima dei nostri cari, magari ogni domani se avremo anche la fortuna di invecchiare di noi. Quindi anche con piacere sicuramente che la Fondazione ha sostenuto questo progetto, e anzi di concerto col dottor Piazzoli aggiungo che la Fondazione è disponibile a supportare, quindi vi invitiamo a presentare altri progetti, perché ben venga porre l'uomo al centro, che sia all'inizio, al centro o alla fine della sua esistenza. Il meglio che si può fare nello spazio e nel tempo che ci è dato vivere. Grazie. È arrivato il nostro sindaco. Sindaco, benvenuto. Ti aspettavamo con ansia per fare il taglio del nastro, per cui lasciamo prima a te la parola. Scusatemi, molto di corsa, referendum e vari stamattina. Niente, io come sempre ringrazio la Fondazione che con questo nuovo servizio che andiamo a inaugurare oggi dà ancora più importanza, non solo a me, ma a tutto l'ambito. Ci tengo a precisare perché poche case riposo, adesso non so quante, ma non ha nessuno reparto Alzheimer. Dunque io faccio i complimenti a tutto il CDA della Fondazione, ringrazio gli ospiti che sono qui e mi auguro un buon auspicio per questo servizio. Grazie a tutti. Per vedere appunto il taglio del nastro potete o affacciarvi alla balaustra oppure scendere con me nel giardino, come meglio credete. Il nostro giardino che è stato realizzato nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, in altezza, in materiali, in piante edibili, per cui quando devo preparare il pesto vengo a raccogliere qui il basilico, perché ho visto che c'è del basilico bellissimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. La mia borsa! I malati e gli infermi completano nella propria carne ciò che manca dalla passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa, e rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica agli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questo luogo, sui malati che vi saranno accolti e su quanti si prodigheranno e si prodigano al loro servizio. Ascoltiamo un breve testo dalla parola del Signore e dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. Insieme alla preghiera che ci ha insegnato Gesù, la preghiera che ci fa sentire tutti, in ogni condizione della nostra vita, figli dello stesso Padre, che ci sostiene e sempre ci riempie del suo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio nostro Padre per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo. E inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordino loro di visitare e curare gli ammalati e gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle, ospiti in questa struttura, siano assistiti da medici e collaboratori con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine. Fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie e buona continuazione. Grazie, grazie mille. Con il colore viola, che è il colore che contraddistingue l'Alzheimer, dei palloncini con i nomi dei nostri ospiti, con appunto la giornata dell'inaugurazione, avremmo voluto farli volare, ma questa volta il Consiglio di Amministrazione ha fatto cilecca. Questa mattina alle 8 eravamo qui a gonfiarli, ma mi sa che da qui si fermeranno lì, però dai, perdonateci, non sempre le ciambelle escono col buco. Il giardino, dopo, adesso finiamo di fare un po' di cose e poi verrà comunque aperto alla visita, per cui potremo vederlo e usufruirne, così come quello al piano di sotto. Durante il Covid sono state molte le aziende, gli enti e le persone che sono state vicine alla fondazione. Le vogliamo chiamare e ringraziare donando loro questa pergamena. È un piccolo riconoscimento per il loro grande cuore. Chiamerei la dottoressa Anna Menghini, che non ho visto, la dottoressa che vabbè oggi non può essere più qui con noi, ma ritira Roberta, sai. Allora, la dottoressa Menghini, attraverso Support and Sustain Children, durante il periodo del Covid ha fatto partire una raccolta fondi su Facebook, con la quale abbiamo comprato, sempre in quel periodo disgraziato, del materiale che serviva alla fondazione. Quindi il nostro ringraziamento va al suo impegno e a tutta l'associazione per questo motivo. Grazie Roby per il ritiro. Nel momento in cui ci siamo trovati a poter riaprire ai parenti, la prima cosa di cui eravamo sprovvisti erano i tamponi, per favorire appunto l'ingresso degli ospiti. Ci siamo rivolti all'azienda consortile e quindi, con l'interessamento appunto del dottor Farinotti e di Giambattista Brioschi, ci hanno fatto una donazione economica con la quale appunto abbiamo potuto acquistare i tamponi per fare un giro su tutti i parenti, per garantire a tutti i parenti almeno un accesso alla fondazione. Quindi li chiamerei qui per tutte e due, visto che ci siete entrambe. Vi consegniamo questa pergamena, se dottor Fagnotti vuole dirci due parole, visto che Brioschi l'abbiamo già sentito prima, grazie. Buongiorno. Domenica ero a pranzo da amici qui ad Almenno e, senza sollecitarli, avranno citato, loro la chiamano l'opera Pia, almeno 5 volte. Questo per dire cosa? Che mi sembra che l'identità di questo ente sia l'asset, direbbe qualcuno, il valore fondamentale su cui peraltro impostare il futuro. Questa è la prima cosa che mi interessa dire. La seconda, mi ha dato l'assist invece la Fondazione del Credito, la cultura che cura, oltre a essere, diciamo, lo slogan, diciamo così, di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, potrebbe essere motivo anche per raccogliere qualche risorsa aggiuntiva, diciamo, per la fondazione. L'ultima cosa è la reputazione, cioè
io, come dire, quando salgo al mattino, abbiamo due sedi, una almeno San Bartolomeo e una Santo Bobono, in un caso vedo il poliambulatorio e nell'altro vedo questa struttura. E ogni volta mi torna alla mente il fatto che, sentendo gli amministratori, le persone, questo luogo che ha un'altissima reputazione. La reputazione, come insegnano gli esperti, va mantenuta e rilanciata ogni volta, e quindi credo che l'augurio per voi sia quello di pensare da sempre al futuro, avendo la visione del fondatore probabilmente, ma con una progettazione concreta che mi sembra che Norma esprima bene. Grazie. In quel periodo abbiamo ricevuto una segnalazione per quanto riguarda sempre la fornitura dei famosi DP che erano assolutamente introvabili, e una grossa fornitura di mascherine ci è stata fatta dal Rotary Club. Quindi vedete che qui la fondazione coinvolge tutti, coinvolge Lions, coinvolge Rotary, e appunto attraverso Paolo Ferrari siamo riusciti appunto ad avere questa fornitura, che è stata espressa in tutte le RSA, ma a noi è fatto molto piacere riuscire ad entrare in contatto. Il signor Paolo è qui con noi e quindi gli passerei volentieri la parola. Io sono qua, sono rappresentante del Rotary Club Terra di San Marco di Bergamo, e in quel periodo, del primo periodo appunto del Covid, dopo il primo periodo di in cui eravamo tutti, non sapevamo più cosa fare, ci siamo organizzati insieme al nostro distretto, abbiamo realizzato questo, siamo andati a comprare tramite anche la Fondazione Bergamo e il nostro distretto i DPI che a quell'epoca erano introvabili, quindi mascherine, le visiere, i camici. Quindi tramite la nostra organizzazione internazionale siamo riusciti a comprare tutti questi DPI, prima in Turchia, poi in Arabia, siamo riusciti a farli arrivare in Malpensa, e poi dopo, sempre con i nostri volontari, li abbiamo portati all'ATS di Bergamo. E io il ruolo mio è stato quello appunto di chiamare tutte le RSA, tutti gli ospedali, tutte queste strutture sanitarie che erano veramente in crisi, chiedere le disponibilità e cercare di accontentarli tutti. E qualcosina abbiamo fatto, abbiamo dato una piccola, perché non siamo riusciti a accontentare tutto e tutti, perché veramente era un disastro. Quindi siamo ben felici di aver dato una piccola mano anche a questa struttura. Grazie. Grazie mille. Grazie infinite. E soprattutto è un evento avere Rotary e Lions presso la fondazione. È una bellissima collaborazione, sempre per lo stesso fine. Grazie davvero di cuore. Se vi guardate in giro, e avete potuto notare da quando abbiamo riaperto, la fondazione si è arricchita di tantissimi lavoretti. Li chiamo lavoretti, ma non voglio usare un termine dispregiativo, anzi sono delle decorazioni veramente fatte bene. Tutte queste decorazioni sono realizzate, sia queste sia quelle dell'infiorata. Adesso chiamo Vanna perché è lei un po' la responsabile di tutto questo lavoro che c'è stato. Sono state realizzate da un gruppo di donne del paese di Almenno. Le abbiamo definite le donne di Simaerma soltanto perché la maggior parte di loro viene dalla contrada di cui fa parte anche la fondazione. Stanno portando avanti questo lavoro che è cominciato e hanno fatto dei lavoretti bellissimi, delle decorazioni bellissime durante il periodo di Natale. Le abbiamo anche vendute, con il ricavato siamo riusciti a realizzare alcuni progetti che avevamo all'interno della nostra chiesina. Hanno replicato un progetto a Pasqua e anche lì siamo riusciti a comprare la telecamera che ci serve per fare le riprese, e quindi le vorrei qui accanto a me perché le devo stringere veramente in un caldo caloroso abbraccio. Per cui chiamo Ingrid, Isa e Luisella. D-
Dalle loro sapienti mani sono nate tutte queste decorazioni. Mi hanno promesso che proseguiranno, non stancatevi mai. Qui vi facciamo dono di questa pergamena. La luce, okay, esatto, esatto, esatto. Ecco perché oltre alle decorazioni, Luisella con un gruppo di signore, di sempre di donne di Almenno, si è occupata della realizzazione in tessuto dei camici che abbiamo utilizzato quando abbiamo aperto il nostro nucleo Covid, perché appunto gli ospiti non potevano stare con i loro vestiti, avevano bisogno di questi camici. In pochissimo tempo ci hanno riempito di camici, quindi quando la fondazione chiama il territorio risponde, ma quando la fondazione ha bisogno il territorio è presente. Questa è la bellissima collaborazione che vogliamo celebrare oggi. E con il cuore soprattutto. Vi ringraziamo veramente tanto per tutto quello che fate, oltre ad essere veramente dei lavori meravigliosi. Quindi grazie davvero con tutto il cuore. Ci sono poi alcune aziende appunto che hanno contribuito sempre con materiale, sempre durante quel periodo, che purtroppo per oggi per motivi logistici non hanno potuto essere presenti, ma mi piace ricordarle perché è giusto appunto ricordare anche loro. Sono la Delta Matic SRL di Bergamo, la Metano Nord, la Rossini Trading, la Ripamonti Meccanica SRL e la ditta Mangili Sergio. Tutti questi, appunto, tutte queste contribuzioni che sono arrivate alla fondazione ci sono state veramente veramente utili. Non sto adesso a dilungarmi perché non è questa la sede, ma anche dal punto di, oltre che dal punto di vista fisico, dal punto di vista morale, anche dal punto di vista economico, purtroppo la fondazione ha sofferto parecchio e i segni nei bilanci rimarranno purtroppo per lungo tempo, per cui aver ricevuto anche soltanto questo aiuto ci ha fatto sentire sotto un certo aspetto meno soli, e questo comunque è stato importante, e comunque anche il contributo economico ci è veramente servito. Credo di non aver dimenticato nessuno per quanto riguarda i ringraziamenti. Vogliamo però adesso, accanto a tutto il consiglio di amministrazione, tutti gli operatori della fondazione che sono qui presenti. Ci siamo detti prima, la fondazione ha una testa che in questo momento è rappresentata dal nostro consiglio di amministrazione, ma senza di loro noi non possiamo fare assolutamente niente. Con questo appunto piccola rappresentanza, tutto il consiglio di amministrazione vuole davvero ringraziare tutti gli operatori che si spendono ogni giorno all'interno della fondazione. Vogliamo stringerli tutti in un grande abbraccio, anche se non è possibile, ma lo facciamo virtualmente, e vi vogliamo fare dono simbolicamente, perché come dicevo prima questo ci è rimasto, di questa targa che poi deciderete voi dove porre all'interno della fondazione, e il testo che abbiamo pensato come consiglio d'amministrazione è questo: ai nostri eccezionali operatori, il valore umano, l'abnegazione, la disponibilità e la presenza hanno pareggiato la vostra grande professionalità. Così la Fondazione Rota ha superato la crisi della pandemia. Grazie davvero tutto il cuore. Eccoci qui. Abbiamo passato una bellissima mattinata e spero che chi ha potuto seguire la diretta avrà modo di seguirla, potrà vedere tutto quello che è stato fatto in questi 2 anni di Covid in fondazione, quali sono i progetti che sono stati realizzati. Abbiamo tanti altri progetti per la fondazione che in accordo con gli enti del territorio prenderanno vita nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il mio ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno collaborato durante il periodo del Covid e anche dopo, logicamente, per la realizzazione, alla Valle Brembana, che appunto con la sua
con la sua donazione ci ha permesso la realizzazione di parte del giardino, e anche la Fondazione Credito Bergamasco con il quale con il contributo abbiamo reso disponibile la fruizione del giardino del primo piano RSA. Grazie a Marco di Lemini News per la sua disponibilità e per aver dato la possibilità a tutti coloro che ne volevano di seguire questo evento in diretta. Grazie a tutti.